La foto che scattiamo oggi, 1 ottobre, è una foto che ha una lunga storia e comincia in una notte di 6 mesi fa. Stavo al computer e ho scritto di getto a tutti i miei amici di Facebook, erano qualche migliaio in quel periodo, e gli ho scritto che avevo un sogno per il 2010, che era quello di candidare Internet al premio Nobel per la pace. Una cosa un po' folle, poteva sembrare all'inizio. E però questa cosa mi era cominciata ad entrare nella testa, cioè il fatto che Internet sia la più grande piattaforma di comunicazione che l'umanità abbia mai avuto, perché attraverso la comunicazione si buttano giù i muri, si costruiscono delle coalizioni, si rovesciano delle dittature, si costruiscono delle democrazie, si costruisce un mondo migliore. Le notizie che io ho nell'Occidente, maggior parte delle volte da notiziari apprendo queste notizie, io faccio sapere alle persone che stanno in Iran in questo modo. Di solito i giovani e le donne, per esempio sulle madri in lutto, quella che adesso c'è la manifestazione di sotto, tutte le notizie noi mandiamo anche per incoraggiare le donne. I think the most difficult part probably shooting Dr. Abadi is that it's not so much photographing her. I think the problem is going to be photographing her within the context of the readership of the magazine. You know, it would probably be a pretty atypical cover for Wired. And so I think there's a real desire on my part to try to present her as being as kind of iconic and classical and strong, and really try to get those character traits. Sì, perché di solito il governo controlla i telefoni e l'email di quelli che sono più attivi. Anche io ho sempre i telefoni, le linee telefoniche e l'email controllato, però io mi occupo di diritti umani, non faccio nulla di illegale, quindi che vengano e facciano, che controllino la linea dove gli pare. E allora lì è cominciato un corteggiamento serrato, perché Shirin Ebadi è una straordinaria donna che ha vinto il premio Nobel per la pace combattendo per i diritti civili del suo popolo, ed era soprattutto iraniana, che è il simbolo, ci sembrava la donna ideale, la donna simbolo per raccontare questa cosa. Non è stato facile trovarla, sono stato felicissimo quando a settembre è arrivata una risposta via mail in cui Shirin Ebadi, anzi l'assistente Shirin Ebadi, diceva che era pronta a accettare il manifesto che le aveva mandato Veronesi e a posare per la foto di copertina, cioè diventare il simbolo di questa campagna che vorremmo lanciare. E da lì è cominciata una lunga trattativa. Shirin Ebadi ha delle difficoltà ovvie che potete immaginare con la mail, la deve cambiare ogni 3 giorni per ragioni di sicurezza. È stato complicato, ma oggi siamo qui, siamo a Venezia, abbiamo trovato un grande fotografo per fare questa foto, abbiamo Shirin Ebadi, e ci ha parlato già di Internet della Pace, e forse, se tutto andrà bene, tra 1 mese e mezzo lanceremo questa campagna che vorremmo che durasse per tutto il 2010. L'Iran ha dei bravi giovani, sono molto moderni, sono molto istruiti. Purtroppo l'Occidente ha presentato sempre un'immagine molto negativa sulla società iraniana. Molti mi chiedevano dove andavo, quanti avvocati come te esistono nel tuo paese? Invece, mentre il primo avvocato donna in Iran è diventato avvocato 70 anni fa in Iran, e adesso 70% di studenti che studia la giurisprudenza sono donne. Incontriamo la premio Nobel iraniana Shirin Ebadi, premio Nobel nel 2003 per la pace, a Venezia, e qua in occasione del World Venice Forum 2009, un summit sull'emergenza ambientale del nostro pianeta per difendere e fare proposte sulla difesa dell'ambiente, anche in vista del summit di Copenaghen che si avrà nel dicembre di quest'anno. E la incontriamo per parlare di pace, per parlare di Internet, per parlare di Iran. Le cose sembrano molto disparate una dall'altra, in realtà si tengono assieme, hanno un punto di contatto proprio nel progetto di Wired, che è l'Internet for Peace, cioè nell'Internet come possibilità, la rete come possibilità di contatto e quindi anche di promozione
della pace e del progresso sociale che ha avuto proprio a Teheran, proprio in Iran, nei giorni e nelle settimane successive all'elezione contestatissima di Ahmadinejad alla presidenza della Repubblica, uno dei suoi momenti più importanti, più clamorosi anche a livello mediatico. Protesta che si è sviluppata e si è moltiplicata accumulandosi e portando le migliaia a diventare milioni in pochissimo tempo, anche molto grazie proprio a internet, a Twitter, a Facebook e a sistemi di comunicazione molto più difficili da bloccare, molto più difficili da controllare di quanto può essere un quotidiano di opposizione che invece è facile non far arrivare in edicola. Welcome to Mars and the Lord, 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 Lord.